Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Quanto vi era mancato questo bellissimo planning settimanale? Allora, voglio tornare a fare di nuovo il menu settimanale, sia per comodità, sia per risparmio, sia per tutto. E quindi appunto l'ho ripreso in mano, però stavolta lo voglio fare in maniera un po' diversa e già qui vedete qualcosa. Anziché scriverlo come le altre volte, lo scriviamo insieme, il menu e tutto, ho fatto questa leggenda praticamente che mi fa capire in una settimana come dividermi, lasciando stare carboidrati e verdura che li mangio tutti i giorni, come dividermi le proteine. Faccio tipo i legumi, appunto la carne rossa, la carne bianca, il pesce, le uova e le spalmerò nelle 2 settimane, perché queste che vedete sono 2 settimane. Praticamente domani esce allora oggi è uscito il volantino nuovo di Eurospin, ma da domani acquistando, spendendo 30 euro, aggiungendo 1 euro se non sbaglio, avete la tovaglia da tavola. Quindi siccome io devo andare a fare spesa, oltretutto ci andrò domani. E quindi quale migliore occasione oggi che giovedì e sono libera di fare il menù settimanale? In sottofondo c'è Thomas che purtroppo ha una brutta tosse. Allora, per risparmiarvi tutto appunto il menu, tutta l'impostazione, come sapete io guardo il volantino di Eurospin e in base al volantino mi sistemo il menu settimanale, sia perché è un modo per risparmiare, sia perché tante volte non ho idee, cioè mi faccio la risposta alla classica domanda: cosa mangio oggi, cosa posso mangiare, cosa devo fare? Invece così, in base alle offerte, magari mi vengono tante idee, tante cose in mente. Quindi vado a scrivermi il menu e poi eventualmente lo vediamo insieme. E poi vi faccio vedere la spesa che io andrò a fare domani, ma la metterò in coda a questo video. Quindi ci vediamo dopo. Allora, weekly planner, tutto bello colorato, ve lo faccio vedere piano piano, nel senso ve lo faccio vedere a poco spostando questo. E naturalmente questo è solo un esempio in modo tale da avere io più o meno un indirizzo, un'idea di quello appunto che dobbiamo mangiare. Se poi un giorno mi va di mangiare questa cosa anziché questa, ecco, lo faccio tranquillamente. Allora, lunedì ho lasciato libero il pranzo perché praticamente sarò sull'autobus perché ho una commission di brochet e quindi avremo il pranzo a sacco. Non so ancora cosa mi porto, quindi lì restiamo in sospeso. Siccome arriverò sicuramente tardi, quindi lascerò qualcosa da Mario, sì, da Mario, lascerò qualcosa a Mario da fare al forno ed ho il petto di pollo panato al curry che a me piace tantissimo. Quindi quando io gli dico che sto arrivando, lui lo mette in forno e poi quando io arrivo devo solo sistemarmi il finocchio, che io come sapete lo sgranocchio così, anche scondito, quindi una cena al volo. Il martedì, ah non vi ho detto, allora prima scusate, non vi ho specificato la leggenda che ho cambiato. Allora col giallo e adesso l'ho messo con l'arancio, ho messo appunto i carboidrati in modo tale che in ogni pasto io so di avere carboidrati. Poi ho messo la verdura col verde. Anche qui ogni pasto devo avere la verdura. Invece il resto l'ho diviso perché appunto tipo i legumi li mangio 3-4 volte a settimana o 2 volte, dipende. Carne rossa o salumi li mangio una volta a settimana. La carne bianca la mangio più volte a settimana. Il pesce lo mangio 1 o più volte. Ecco qua mi sono accorta che ho sbagliato, va bene. Le uova pure 1 o 2 volte a settimana e i formaggi 1 o 2 volte a settimana. Allora, quindi vi stavo dicendo, quindi il martedì andrò a mangiare le lenticchie con la salsa di pomodoro e la pasta integrale, che vuol dire che farò il ragù di lenticchie, che ultimamente proprio sto andando in fissa, mi piace tantissimo. A cena, merluzzo, iceberg e pomodorini che come sapete io li metto direttamente in forno e poi io scrivo pane, poi dipende se quel giorno riesco a prendere il pane fresco, se è una fettina di pane di segale, quello che ho preso appunto da Eurospin, o l'altro pane, quello lì a pagnotta tagliato a fette, o i crostini, dipende, ecco, qualsiasi cosa, quello che mi ispira in quel momento. Poi il mercoledì mi farò una zuppa di legumi e cereali e quella lì già. Poi vi faccio vedere quel sacchettino, quella lì di Eurospin. Deve cuocere all'incirca 2 ore, quindi sono proprio appunto i legumi, non è quello lì pronto, è proprio da cucinare. Però a me piace tantissimo e ci andrò a mettere i broccoli che ho visto che sono in offerta da Eurospin e quindi li vado a prendere. La sera mangerò una frittata di albumi.
Spinaci e appunto poi un pezzetto di pane. Come vi ho già detto, io questa la faccio nel bimby, quindi viene a vapore e viene buonissima. Ci metto dentro anche un pochino di grana tagliato a tocchettini, molto buona. Anche qui metto pane in maniera indicativa. Thomas sta chiacchierando con noi. Poi giovedì, che io ho il giorno libero e sono a casa, mi farò uno di quei mix pronti di bulgur e quinoa, però voglio provare a farlo con tonno e sottaceti, un po' una sorta di insalata di riso fatta in quel modo. Farò una cosa veloce perché lo sapete che io in genere il lunedì e il giovedì ecco mi metto le ricette, però sarò da sola con Thomas, quindi non voglio mettermi in programma una cosa che poi magari non riesco a fare e quindi va bene così. Però poi mi riprendo la sera perché farò i fagottini di pasta fillo con prosciutto cotto, funghi e forse metterò anche la sottiletta, devo vedere. Il venerdì ceci, patate e salsa di pomodoro, sempre tipo a zuppetta, adesso d'inverno mi piace. E la sera sicuramente, allora, noi una volta a settimana prendiamo in genere il pollo allo spiedo, quello del Degò è buonissimo con le patatine fritte, ne prendiamo una porzione, io appunto ne mangio un po' da lui, quindi qui infatti vedete pollo allo spiedo, finocchio, forse dovrei spostare, ok, pollo allo spiedo, finocchio e patatine fritte, ripeto, io ho messo finocchio, però se poi quella sera ho voglia di un'altra verdura, tipo un'insalata di pomodori, insalata alla lattuga e pomodori, me la faccio. Stessa cosa, io ho segnato le patatine fritte, però se quella sera non ho voglia delle patatine fritte, mi mangio magari il pane, i crostini o qualcos'altro. Il sabato sono da sola a pranzo, quindi di nuovo frittata di albumi e con gli spinaci, perché ormai mi dispiace, sarò monotona, ma l'ho provata con la verza, l'ho provata con i fagiolini e niente, fino alla la migliore mi piace con gli spinaci. Poi magari d'estate posso variare con le zucchine, vediamo. La sera, siccome il pollo allo spiedo rimane sempre, noi ne prendiamo uno ma non lo mangiamo tutto, lo facciamo sfilettato, lo conserviamo in frigo e poi la sera ci facciamo la piadina, io ho scritto piadina, non so perché, comunque la piadina, come sapete io la faccio proprio io e come vi ho già detto mi faccio una salsina di yogurt e salsa di soia e poi ci vado a mettere qualche foglia di lattuga e poi ma a volte aggiungo anche, non dentro la piadina a parte, magari mangio dei pomodorini, qualcos'altro, appunto dipende, questo è sempre, non è una legge, è uno schema così per aiutarmi nella gestione del menù. Poi la settimana dopo, la domenica non la metto perché in genere mangiamo o dai genitori o dai suoceri, al massimo possiamo fare la cena a casa, ma io mi arrangio proprio, non so, con tonno e pomodoro, la fesa di tacchino, fagiolini, cioè proprio magari scatolame, ecco che ho, o se non ho niente in frigo proprio, ma è difficile perché appunto ho fatto la lista per 2 settimane. Il lunedì, appunto, sono a casa e farò i raviolini di vitello che ho visto che sono in offerta con salsa di pomodoro. Li faccio lunedì perché siamo insieme a Mario, quindi aprò la confezione e ecco, li mangio anche lui. Di sera, di nuovo esperimento pasta fillo, voglio fare stavolta con ricotta e spinaci perché c'è la ricotta in offerta. Poi il martedì, ultimamente ho scoperto questa buonissima zuppa con l'orzo, i fagioli, i cannellini e la verza sfumata col vino bianco. Che non sia per forza la verza, l'ho fatta anche col cavolfiore, l'ho fatta con, dipende, con le verdure del momento. La verza è l'ultima porzione che ho in freezer, però lo voglio svuotare, ecco perché ho altro e perché dovrò andare a prendere dei surgelati, che adesso vi faccio vedere. Poi la sera mangerò un burger di tacchino che ho in freezer pure con del finocchio, troverete sempre il finocchio perché io amo il finocchio e del pane che al solito può essere qualsiasi altra cosa. Il mercoledì gnocchi alla zucca che sono sempre in offerta da Eurospin delle edizioni limitate di Natale con formaggio spalmabile. E poi la sera le uova con i piselli, io le faccio tipo in umido, buonissime, e il pane proprio da bagnare il brodino. Mi fa ridere perché proprio sta chiacchierando anche lui, ha i colori a mano e chiacchiera con questi colori. Poi il giovedì provo a fare il riso con la zucca, però stavolta la zucca ho preso quella lì. Non mi ricordo come si chiama quel tipo di zucca, quella lì un po' allungata. Comunque, quindi cucinerò proprio la zucca in sé per sé, lo voglio fare con le noci. Proviamo. La sera la restante zucca la farò al forno a fettine con il merluzzo gratinato.
e quindi appunto metterò tutto in forno. Poi il venerdì di nuovo torna la mia zuppa di legumi e cereali che io la amo tantissimo, ma questa volta la faccio semplice con la salsa di pomodoro e poi a crudo un filo d'olio, buonissima. La sera ho segnato io sempre il pollo allo spiedo con le patate fritte, dico poi non so se lo prendo venerdì, lo prendo martedì, lo prendo mercoledì, ecco, so che lo prendo un giorno in cui lavoro, ma non so altro. E quindi ho segnato di nuovo pollo allo spiedo, finocchio e patate fritte. In automatico il sabato, quindi la cena è quella, ripeto che sia il sabato che sia un altro giorno della settimana, quindi mi mangio la rimanenza del pollo che... Buonissimo, soprattutto fatto con quella salsina che vi dicevo. Mentre a pranzo ho inserito un'altra carne rossa perché in effetti non ne ho mangiata, con fagiolini e poi un pochino sempre di pane. Qui c'è la lista della spesa, le cose che penso mi possano servire. Allora, queste mi servono sicuro, non so se ce ne sono da aggiungere altre. Però è inutile che ve le elenco. Adesso andiamo a fare la spesa. Ripeto, voi lo vedete subito, ma io andrò a fare la spesa domani. Quindi ci vediamo dopo.